La tecnologia, l'automazione e le innovazioni digitali mettono a rischio il lavoro umano? E quali costi impongono al tessuto sociale e allo stesso sistema economico? Sulla scorta di queste domande, studiosi, economisti e rappresentanti delle istituzioni e delle diverse componenti produttive di tutto il mondo si confrontano nel corso del 13° Festival dell'Economia, organizzato a Trento dalla provincia autonoma e dedicato a lavoro e tecnologia. Io penso che se ci guardiamo indietro, le rivoluzioni tecnologiche hanno sempre prodotto migliore qualità della vita, sviluppo, più benessere e più ricchezza, non ci hanno mai portato indietro. Certo, ripeto, la preoccupazione che la tecnologia sottragga posti di lavoro è reale, dobbiamo saperla affrontare, però se mettiamo al centro l'uomo e se ogni organizzazione, quella imprenditoriale, quella sociale, quella politica, tiene presente che deve essere l'uomo a dominare questo tipo di processo, io sono sicuro che la risposta sarà positiva e non negativa. La centralità dell'uomo protagonista e non succube dei processi di innovazione è stata indicata più volte nel corso della tavola rotonda che ha aperto la 3 giorni di festival come fattore in grado di massimizzare i benefici della rivoluzione digitale. Una rivoluzione che però richiede tempo per mostrare i suoi effetti positivi, mentre nel frattempo mette a rischio occupazione e diritti dei lavoratori. Qui è il ruolo della politica. La politica deve intervenire da un lato per formare le persone, istruirle in maniera tale che siano capaci di passare da un lavoro all'altro, e dall'altra deve sovvenzionare chi si trovasse a perdere il proprio lavoro, non per propria colpa, ma per un processo di tecnologia avanzata e non riesce a trovare un lavoro per un periodo di tempo. Sono due interventi che la politica può fare, che in tutti i paesi si fanno, ed è importante che siano fatti per tempo, perché se la gente sa che c'è una rete di protezione accetta il progresso tecnico, se la gente ha paura che non ci sia la rete di protezione rischia di rivoltarsi contro il processo tecnico, il che significa che noi non avremo né il progresso tecnico né l'occupazione. La provincia autonoma di Trento può vantare su questi fronti una serie di buone pratiche e scelte di lungo periodo che le hanno permesso di gestire positivamente, anche nel passato recente, le fasi più delicate dei passaggi imposti dall'innovazione. Noi abbiamo cercato sul nostro territorio di investire tanto in innovazione, in sviluppo tecnologico, la banda larga, i sostegni alle imprese che investono in tecnologia. E naturalmente questo si è affiancato con un investimento altrettanto importante sulle persone, sul capitale umano, sui lavoratori in definitiva, che sono quelli che devono cercare di garantire la competitività, che non passa solo dall'ammodernamento tecnologico. Questo fa sì che la paura che la tecnologia faccia perdere posti di lavoro si riduce, e questo festival ci dà l'occasione per riflettere appunto su questo, confrontando quello che facciamo sul nostro territorio con ciò che succede nel resto del mondo, facendolo con rigore scientifico, con voglia di entrare nel merito, ma anche in una maniera molto diretta e popolare, che è quella tipica del Festival dell'Economia di Trento. Il 13° Festival dell'Economia di Trento si svolge dal 31 maggio al 3 giugno, sviluppandosi con oltre 100 eventi con esperti provenienti da ogni parte del mondo.